Come tutti sapete, il Taranto Calcio è retrocesso dalla Serie C2 alla Serie D. Una fine ingloriosa. L'ultimo mese, gli ultimi due mesi hanno rappresentato per il Taranto Calcio un'agonia, una realtà inimmaginabile fino a qualche mese prima. Un piano inclinato che è andato appunto a finire dritto dritto, a precipitare nel baratro, nell'abisso. Ma questa vicenda del Taranto Calcio è l'immagine, è uno degli aspetti, come dire, uno delle facce di un poliedro che è appunto la realtà ionica a tutti i livelli. Anzi, dico di più. A me piace essere molto chiaro, molto diretto, anche a costo di essere scomodo. Forse per Taranto, per la realtà di Taranto, per quello che offre oggi il territorio tarantino, la Serie D è anche un lusso, perché noi, purtroppo, siamo una realtà da terza categoria. E non bisogna avere paura di dirlo. Non dobbiamo, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto, perché non si farebbe il bene della città, così come il malato se la prende col termometro e spacca il termometro, certamente rompendo il termometro, facendo uscire il mercurio e inguaiando l'intera casa, non riesce certamente a bloccare, a guarire dalla malattia. Taranto è una città, vive una situazione quasi irreversibile, e questo quasi è la speranza per chi ancora ha deciso, come il sottoscritto, di rimanere a Taranto, ma non so fino a quando. Sotto tutti gli aspetti è una città fallimentare, una realtà fallimentare, ma questo non per piangersi addosso. Dobbiamo parlare della questione Ilva, dobbiamo parlare dell'inquinamento ambientale, dobbiamo parlare di quel cancro che si chiama Ilva, di quell'altro cancro, di quegli altri cancri che si chiamano Eni e Cementir. Dobbiamo anche parlare dell'inquinamento, degli sversamenti in mare che fa la signora Marina Militare. Dell'inquinamento penso che abbiamo le scatole piene, lo abbiamo detto a più riprese. E vogliamo parlare di sviluppo del territorio? Vogliamo parlare di turismo? Ma come si fa? Come si può fare turismo a Taranto con la presenza dell'Ilva? Ma vi rendete conto che Taranto, nonostante le ricchezze del territorio, il paesaggio, le bellezze, le risorse naturali, nonostante l'immenso patrimonio storico, artistico, culturale, non riesce a essere alla stregua delle altre città? Eppure la possibilità di attrarre turismo c'è, però chiaramente mancano le strutture, e mancano le strutture adeguate ad accogliere il turista, e mancano le strutture perché mancano le infrastrutture, perché Taranto è isolata, perché a Taranto per esempio viene negato l'aeroporto, l'Arlotta di Grottaglie, perché a Taranto le ferrovie dello Stato si sono dimenticate di Taranto, anzi lo Stato attraverso le ferrovie si è dimenticato di Taranto. Taranto ora è ormai così marginalizzata, ghettizzata nei suoi collegamenti. E allora fa rabbia vedere un patrimonio immenso dal punto di vista naturale, dal punto di vista storico, così abbandonato. Il mare, la risorsa mare, l'agricoltura, purtroppo non vengono valorizzate, anzi. E la colpa è della classe politica, a tutti i livelli. Non parliamo degli ultimi 10 anni di amministrazione Stefano, un aborto, un fallimento. Dobbiamo parlare della Regione Puglia? Dobbiamo parlare dei danni che sta combinando il signor Michele Emiliano alla sanità ionica, chiudendo ospedali e pronto soccorso e facendo scoppiare il Santissima Annunziata di Taranto? Ho parlato dell'aeroporto. Vedete, sotto tutti gli aspetti noi siamo marginalizzati, non c'è possibilità.
E la regione, tanti consiglieri regionali fanno i lecchini e anche loro mettono la polvere sotto il tappeto. E i parlamentari ionici, a prescindere dal colore politico, maggioranza, minoranza, centrodestra, centrosinistra, nord, sud, non ce ne frega niente. Ma i parlamentari ionici, signori cari, dove stanno? Cosa fanno quando Taranto viene presa a schiaffi? Quando a Taranto viene tolto tutto? Quando a Taranto vengono fatti 10 decreti salva Ilva, in nome della produzione si sotterra il diritto alla vita? Lo dobbiamo dire questo. E cosa fanno i nostri parlamentari? È bello prendere 15.000 euro al mese. Io vorrei vedere i risultati di questi 15.000 euro. Vorrei metterli in confronto con i poveri cristi che vivono, che devono vivere, se ce la fanno, con 500 euro al mese. Un quadro catastrofico? No, un quadro realistico. Che dire? Ci sono le nuove elezioni comunali? Ma chissà. Ah, dimenticavo l'occupazione. Ma vedete Taranto, gli inoccupati, i disoccupati che crescono sempre più, i giovani che non trovano lavoro, assolutamente, e vanno via da Taranto se possono andare via, altrimenti a Taranto sono costretti a delinquere. E le persone di mezza età che perdono il lavoro e non lo ritroveranno più in questa realtà. Non siamo a Milano, in cui chiude lasci un'attività e ne trovi un'altra perché il mercato è libero, perché c'è competitività. Nulla di tutto questo. A Taranto se perdi il lavoro sei destinato alla morte. Rimanere a Taranto, andare via, ma speriamo nella prossima amministrazione comunale che almeno possa avere una funzione di impulso. Ma sinceramente, vedendo i candidati sindaco che ci ritroviamo, la vedo proprio nera, è proprio mezzanotte. E nel mondo normale, dopo la notte, arriva l'alba. Qui a Taranto sembra l'eterna notte d'inverno. Scusate lo sfogo, ma lo devo dire. Fatevi una passeggiata in centro e vedete le vetrine chiuse, i negozi chiusi, le serrande chiuse. La morte di una città, un tempo capitale della Magna Grecia. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.